Buonasera a tutti, siamo qui per la diretta che anche stasera sarà una diretta live. Faremo in diretta un trattamento sulle labbra di Rosa Maria e utilizzeremo un prodotto tra i più diffusi per questo tipo di correzione che nasce specificamente per le labbra e faremo parlare le immagini. E cosa dire? Quando si fanno le labbra necessita fare una piccola anestesia con una crema, vedete il lucido che c'è su Rosa Maria, questa crema anestetica che permette di poter performare la procedura con un dolore sopportabile. Ovviamente non faremo dei canotti, andremo a ridratare e a ridefinire un pochino la bocca di Rosa Maria e lo vedete in diretta e poi nei giorni successivi farò vedere il dopo di queste labbra, così vedete un po' come si assesteranno. Valentina mi assisterà, ringrazio sempre Valentina, Rosa Maria, Gianluca e facciamo questa diretta. Oggi come oggi i filler cosiddetti riempitivi sono diventati molto specialistici e nascono dei filler specifici per la zona delle labbra o del contorno labbra. Quindi sono tantissimi prodotti che servono per il bordo, per il volume, per fare un volume più grosso, un volume più piccolo. Adesso da Rosa Maria dobbiamo riprendere un po' i contorni, da questo lato vedete che è un pochino più scesa, poi un po' di volume in questa incisura, la ridratazione del labbro inferiore, poi qui c'è un accenno di rughina, vediamo se riusciamo a correggerla, e poi via via andremo a vedere se riusciamo anche a fare un pochino il filtro che vedete si è appiattito. In questo caso vedete il filtro come si è appiattito. E cominciamo la nostra seduta di labbra. Faremo una tecnica semplice, un po' il cosiddetto e il vecchio pari slip e poi daremo un pochino di mucosa. Iniziamo la nostra seduta. Quindi vedete come ci mettiamo sul bordo, controlliamo questo prodotto e iniettiamo lentamente. Vedete? Sto iniettando lentissimamente. E siamo a 0,1. Sulla siringa dobbiamo essere attenti a controllare la quantità che sia esatta. Adesso andiamo a fare il secondo punturino. Rosa Maria, molto male? Perfetto. Tanto non lo direbbe mai neanche sotto tortura perché l'abbiamo minacciata. E vedete come stiamo mettendo un altro 0,2. Vedete già questo lato come è migliorato subito. Un piccolo stillicidio. Ora per fini didattici cosa facciamo? Facciamo l'altro mezzo lato, di solito si va dall'altro lato e andiamo a fare la parte bassa. Prendiamo la nostra mucosina, andiamo sul bordino e facciamo il nostro 0,1. Tiro l'ago piano piano indietro e sto iniettando. Vedete, il prodotto è questo bianchetto che vedete, che poi si integra. Valentina mi pulisce. Il prodotto contiene dell'anestetico locale, quindi ci permette poi, se siamo bravi, di avere una sorta di anestesia. Vedete, e qui siamo altro 0,1. Quindi abbiamo fatto questo emilato, vedete, e abbiamo già impostato il nostro labbro. Adesso andremo a fare lo stesso lavoro dall'altro lato. Quindi ci mettiamo qui, ci mettiamo un po' più bassi perché qui c'è questa piega che faremo in un'altra diretta, così potrei essere contenta che correggiamo queste rughe e ci mettiamo a iniettare il nostro prodotto. Com'è, lo sono io a posto? E siamo sempre a 0,1. Ne approfittiamo per cambiare l'ago.
Quindi stiamo cambiando lago. Andiamo sempre nel nostro bordino. Tiriamo indietro. E abbiamo fatto la parte superiore. Adesso andiamo a fare la parte inferiore. Quindi ci rimettiamo sulla, questo si chiama bordo del vermiglio. Sempre 0,1, vedete, molto tranquillo. Seguiamo questo bianchino perché c'è anche un po' di anestesia. Ci spingiamo un pochino. E andiamo a fare il nostro 0,1. Considerate un labbro discreto. Ora cosa andiamo a fare? Andiamo a correggere la mucosa. Quindi andiamo sulla mucosa. E andiamo a fare 1,05. Quindi iniettiamo piano piano piano, vedete, siamo tranquilli, non c'è sangue, non c'è niente. Perfetto. Lo tieni un pochino. E ora andiamo a riempire questo vuoto, vedete? Perfetto. E diamo ora corpo invece al centro. Questa pieghetta non è bellissima, la andiamo a gestire in questo modo, stiamo attenti, e abbiamo praticamente finito. Abbiamo fatto una fiala, un brodo tranquillo. Ora fra qualche giorno andremo a completare il lavoro con i pilastrini e andare un pochino più volume. Adesso metteremo il ghiaccio che ci permette, vedete il labbro, ora non c'è sanguinamento, non ci sono lividi, vedete la mucosa è libera, e ci sono questi dove i foretti di ingresso, vedete, ma non ci sono lividi e non c'è niente. Il prodotto richiama acqua, quindi l'edema è normale, non si vanno a vedere le simmetrie, però questo labbro che verrà bene. Lo completeremo, prossima settimana faremo il vermiglio e lavoreremo un po' sulle marionette e qualcosina per andare a ridefinire questo viso. Lei ha fatto un impianto da poco e quindi è un po' complicato in questo caso e dobbiamo avere degli step, però vedete come siamo tranquilli, adesso metteremo il ghiaccio. Quindi riepilogando, trattamento molto semplice, non cruento, non vengono le gambe, le labbra a canotto. La verità, hai sentito molto male? No, veramente. L'anestesia aiuta tanto, il prodotto ormai aiuta tanto, è una bocca difficile questa qua perché ovviamente mancano i riferimenti, ora poi faremo questo tipo di lavoro in un secondo momento, però vedrete già tra qualche settimana vi farò vedere come questo labbro evolverà. Poi per quanto riguarda, non ci sono lividi, non ci sono edemi, vedete, siamo stati tranquilli, abbiamo fatto 0,5 ml sopra e 0,5 sotto, è veramente il minimo indispensabile, vedete come la bocca si rilaterà e poi ricostruiremo un pochino i pilastri che sono appiattiti e anche questo taglio qui. Quindi, metodica facile, ormai di uso comune, prodotto giusto, come vedete niente lividi, niente dolore, e questa è una dimostrazione di quello che facciamo quotidianamente per avere delle labbra più rigratate, più rimpolpate. Non c'è l'aumento volumetrico in questo caso perché non lo stiamo cercando. Vi saluto e ci vediamo mercoledì prossimo. Arrivederci. Grazie Valentina, grazie Rosa Maria e grazie a tutti e benvenuti ai nuovi gruppi, ai nuovi adepti del gruppo perché si stanno iscrivendo. Condivideremo il video anche sul gruppo di Clinica Pulvirenti. Se avete domande scriveteci e grazie sempre per la vostra fiducia.